Ogni città nasconde al proprio interno dei piccoli gioielli sconosciuti. Nascondere però non sempre fa rima con proteggere, anzi quasi mai se si tratta di territorio urbano. Spesso infatti questi luoghi si presentano abbandonati, incolti, degradati, deprimenti. È il caso per esempio dell'ex osservatorio avicolo di Pescara, un'oasi verde in cui, almeno fino a poco tempo fa, la vegetazione ormai inselvatichita serviva solo a nascondere immondizia. Ora l'area è stata ripulita, complice forse l'incendio divampato nella pineta d'Annunziana o magari l'avviso finalizzato alla manifestazione di interesse per la vendita o la valorizzazione dell'ex avicolo di Via Colle di Mezzo. Insomma, è un po' come tirare a lucido la propria casa prima di proporla al possibile acquirente. Siamo molto preoccupati perché il 24, quindi 2 giorni fa, la Regione Abruzzo ha pubblicato una manifestazione di interesse per la vendita oppure per, diciamo, dare uno sviluppo a quest'area. Siamo preoccupati perché non è stato fatto per gli altri terreni pure di proprietà della Regione Abruzzo, è stato fatto soltanto per l'osservatorio avicolo di Via Colle di Mezzo e questo ci fa presumere che ci siano degli interessi che si vadano muovendo. È vero che la destinazione è quella di verde pubblico, è vero che c'è una fascia di rispetto di 200 metri rispetto al cimitero che è proprio qui, ma è altrettanto vero che se qualcosa si muove un interesse c'è. Bello sarebbe invece da parte del Comune di Pescara, e quindi l'invito a tutti i gruppi politici che siedono in Consiglio Comunale a Pescara, di acquisire questo terreno alla città e di decidere anche con gli abitanti dei colli, che spesso sono anche bisfrattati, l'utilizzo dell'ex osservatorio avicolo. Bello sarebbe per esempio renderlo fruibile, è già un terreno, è già un parco, renderlo fruibile alla cittadinanza di questa zona, oppure magari aiutare anche il contatto diretto tra le persone e gli animali con una sorta di educazione ambientale. Insomma, le idee sono veramente tante. Quello che però oggi chiediamo sia alla politica che naturalmente anche alla cittadinanza è di tenere veramente le orecchie tese per evitare che questa possa diventare un'area di proprietà di un privato, il che significa rinunciare a qualsiasi idea e sogno collettivo e soprattutto evitare che un domani questa possa essere una zona che ospiterà nuovo cemento. Io credo che siano maturi i tempi per decidere una destinazione dell'ex osservatorio avicolo.